chissà dove è entrato. Beh, qui c'è veramente della gente strana. Prima volevo mettermi a fare un vlog, o meno, a continuare a raccontarvi ciò che stavo raccontando ieri. Lì. Poi ho visto quel tipo lì dietro e ho detto forse è meglio di no. Infatti se n'è entrato dentro quel posto strano che chissà dove porta. Beh, dicevo, ieri vi ho lasciati che stavo prendendo delle scarpe nuove e una camicia in pile fichissima nuova. Almeno fichissima perché tiene un sacco di caldo. L'ho provata oggi, questa qui. Tac. Questa. E tiene un sacco di caldo. Tipo che ho giusto questa giacchettina in non so che materiale sia, comunque è molto molto leggera. Ho questo e stamattina col freddo delle 7 del mattino, 6, delle 6, 7 del mattino, si stava benissimo. In più mi faccio una review anche sulle scarpe, queste che ho preso ieri, che sono fichissime. Il problema è che mi fa un po' male dietro, mi sa che ci devo mettere tipo una spugna o un qualcosa perché non fa male. Sarà perché ho corso tutta la mattina e che ho, forse le ho anche legate male perché stamattina ero di corsa, no? E qui ci sono 4000 lacci, allora io l'ho ficcato tutti dentro così, questo è uscito correndo. E magari quelli, sono quelli lì che mi fanno anche un po' male, devo provare a vedere. E poi, beh, forse riesco a tenere bene la temperatura anche perché ho sempre i pantaloni, sono in pile, anche loro. Quindi oggi posso dire di essere quasi completamente in pile. E si sta bene, si sta molto bene. Poi soprattutto con questo sole. Anzi, posso anche dire di aversi in caldo. Stavo notando una cosa qui in questo posto. Cioè, sono in stazione Rebodengo. E stavo notando che si vede quello. È una mongolfiera. Che figo. Finalmente ho trovato dove si trova la mongolfiera. Non ci sono mai andato. Dovremmo andarci per girare un cortometraggio. Non so se lo faremo. Comunque se si farà, sarà proprio lì. E me l'aspettavo più in alto. Vabbè che è già in alto. Però me l'aspettavo tipo sopra nel cielo. Sì, oggi è proprio una bellissima giornata. Soprattutto quando a scuola ti fanno una super lezione di audio. Avete mai provato a cercarvi su Google? Provate a scrivere il vostro nome. Scrivete, ad esempio, io ho messo Francesco Yoshigobo e visto che escono un sacco di cose mie. Ed è fichissimo. Cioè, non pensavo. Voi provate a scrivere il vostro. Il primo risultato, tipo, qual è? O trovate cose vostre. Questo dipende molto anche dai sistemi di privacy che avete adottato per Facebook, per altri siti dove siete iscritti, su Google Plus soprattutto e su YouTube. E poi dipende tutto quanto da quello che avete scritto, si trova di tutto. E se usate degli hashtag nei giorni quelli più vicini si riesce anche a ritrovare proprio quella cosa che hai scritto.